La facciata del palazzo comunale colorata d'arancione per dire no alla violenza contro le donne e in piazza tanti stand e il camper della Polizia di Stato per accrescere la consapevolezza sul fenomeno. Siamo riusciti ad organizzare questo evento in molti, moltissimi. Siamo tante donne, ci sono presidenti di associazioni varie, abbiamo l'OPI che ringrazio, è intervenuto in maniera decisiva, volendo fortemente far parte del nostro progetto. Il signor Questore ha gradito moltissimo questa buona collaborazione che abbiamo avuto nell'organizzazione, perché così anche il personale infermieristico, che comunque, se vogliamo, è anche il primo ad avere approccio con una donna che ha subito una violenza e che si reca presso un presidio medico. Quindi dobbiamo essere a conoscenza di quello che accade, di quello che è il percorso di una donna nel momento in cui sta male, ha bisogno di un aiuto medico e poi ha anche bisogno della polizia nell'eventualità in cui ci siano chiaramente dei reati, la flagranza, la volontà, la forte volontà e consapevolezza di fare denuncia. Quello che si prefigge sempre la nostra campagna in particolare è quella di tentare di dare degli elementi che possano aiutare a superare stereotipi e pregiudizi che purtroppo tutt'oggi ancora esistono. A supportare l'evento anche i ragazzi dell'IPSIA con le loro realizzazioni artistiche e i volontari della cooperativa Noemi, impegnata da anni sul territorio nel contrasto al fenomeno della violenza sulle donne. In questo momento, come Udite Agar, penso che noi vogliamo dare parola, far riprendere parola alle donne, far riprendere parola a ogni cittadino sul dire no alla violenza. E sicuramente quelli più deputati a cambiare la realtà sono i giovani, che in realtà devono decodificare a volte quel linguaggio e quelle azioni violente che noi trasmettiamo senza rendercene conto. All'evento, nel giorno del suo arrivo in città, ha preso parte anche il neoprefetto di Crotone, Tiziana Tombesi. Il tema non può passare assolutamente inosservato e deve essere anche rifondata una coscienza civile su questo argomento, che secondo me è quello che in questo momento manca. Io colgo una mancanza di progetti formativi, di sensibilità sociale che nasce dal basso. Quindi secondo me dobbiamo lavorare dall'inizio della vita e dalla educazione, che sicuramente in questo momento si è un po' smarrita. Quindi ce la metteremo tutta, vediamo di fare il possibile ma anche l'impossibile.